E Charlene, quest'oggi a Milano al European HR Summit di Business International e incontra per la sua community Annalisa Sala, direttore risorse umane Sud-Europa Mattel. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a lei. È appena terminata la tavola rotonda che ha avuto come focus il tema del cambiamento organizzativo, di tutte quelle che sono le tensioni odierne all'interno dell'organizzazione con cui le organizzazioni devono fare i conti. Ecco, un concetto che lei ha illustrato durante questa tavola rotonda è il concetto di organizzazione liquida. Quindi le chiediamo se per favore ce lo può spiegare. Certamente. Allora, il concetto di organizzazione liquida innanzitutto tocca diversi elementi. Diciamo che un primo concetto è un concetto organizzativo, quindi le aziende sempre di più si stanno rivolgendo verso un modello organizzativo che dia alle aziende stesse una maggiore flessibilità. Quindi liquido perché non necessariamente si definisce la destinazione classica della posizione all'interno di una region, di un paese. Si disegnano modelli organizzativi, si disegna un organigramma. Come siamo, come dire, abituati a gestire nei vari dipartimenti in funzione del bisogno dell'organizzazione. Laddove si va a popolare questo organigramma con il nome della risorsa, con la persona di potenziale, di talento che deve interpretare quel ruolo, ecco che non c'è più quel vincolo che c'era fortemente in passato, che è quello di definire la persona tenendo però in considerazione il posto dove la persona vive. Che questo può essere un grande limite, noi ci ricordiamo in passato tantissime gestioni di espatriati, contratti di mobilità internazionale, anche molto costosi per le organizzazioni. In un concetto di modello organizzativo liquido, in realtà la persona può restare nel paese dove sta. Perché? Perché il nuovo modello tecnologico, le nuove innovazioni, le globalizzazioni, tutto quello che di digitale il mondo moderno ci ha regalato, ci sta regalando, ci consente piano piano di sdoganare alcuni limiti logistici che c'erano in precedenza. Quindi un modello liquido è un modello che non necessariamente prevede un capo e un collaboratore, al di là che dicevo durante la riunione non ci sono più ormai soltanto un capo e un collaboratore, ma ognuno di noi ha tantissimi capi e quindi il modello non prevede più che il capo e il collaboratore stiano nello stesso posto fisico, ma queste persone possono stare in posti diversi, tutte le persone sono connesse attraverso un sistema tecnologico, quindi c'è un grandissimo supporto digitale, quindi ci sono webcam, ci sono sistemi di chat interne, ormai le riunioni sono tutte virtuali, le sedute attraverso cui si confrontano le persone non sono più fisiche, non ci sono più questi voli da prendere, io ricordo all'inizio della carriera che si volava ovunque. Ora, tutti questi tentativi di portarci verso un modello moderno ci fanno e ci consentono di spostare anche le organizzazioni verso un'evoluzione moderna, quindi un concetto liquido perché il posto dove la persona sta non è più così importante come lo era in passato, è importante quello che la persona fa. All'interno del modello liquido poi non c'è solo un modello organizzativo, ma c'è anche lo spazio che diventa liquido e quindi tutte quelle tematiche di smart working, flexible working e come giustamente diceva lei, un tentativo pilot che stiamo facendo in uno dei miei paesi del Sud Europa, in Grecia, è il modello dell'activity based working. Mentre un modello di smart working consente alle persone di lavorare prevalentemente da dove vogliono, basta che ci sia una connessione e una possibilità di accedere ai sistemi digitali per essere presenti nelle riunioni, dall'altro, il concetto di activity based working non fa cambiare la persona, ma fa cambiare l'ufficio. Quindi lo spazio non è più lo spazio del singolo, ma lo spazio viene adibito a seconda del bisogno e a seconda dell'attività. Ecco perché activity based working. A seconda dell'attività che la persona deve fare, si sposterà in uno spazio o in un altro dell'ufficio e non ha più la sua parte fissa di ufficio, la sua scrivania o il suo ufficio chiuso. Sono tutti concetti liquidi perché vengono lentamente sdoganati. Io vado dove lo spazio mi consente di lavorare meglio. Se ho una riunione deve essere un ufficio chiuso, se devo pensare con me stesso deve essere una piccola saletta, se devo stare in mezzo agli altri perché devo condividere deve essere un open space. A seconda del bisogno sposto io individuo il mio computer e me stesso nella zona più adatta. Questa è la grande rivoluzione del modello liquido. Quindi si tolgono, come dire, una serie di certezze, di spazi, di logistica, di prossimità, se vogliamo, fisica, che vengono un po' a cadere perché abbiamo tutto un mondo tecnologico che ci consente di farlo. Lei ha parlato giusto di si tolgono delle certezze. Eh sì. E quindi la domanda che mi viene immediatamente da farle è come viene vissuta questa sottrazione di certezze?
Ma allora, guardi, innanzitutto secondo me bisogna partire dal presupposto che questo modello non vale per tutti, non è la soluzione magica. Ogni contesto organizzativo deve, sulla base dei propri valori, della propria cultura, definire se questa evoluzione ha senso in quel momento oppure no, oppure è troppo presto o magari è già troppo tardi. Abbiamo esempi di aziende che sono arrivate tardi a un cambiamento digitale, quindi i competitor sono arrivati prima e sono uscite dal mercato. Quindi bisogna innanzitutto riflettere se è il momento giusto e quando è il momento giusto per fare questo, ovviamente entrare nel concetto che non essendo una startup, un'azienda, e quindi non potendo assumere chi vuole da zero, non può avere tutti i millennials o tutte persone già tecnologicamente digitali, non sono tutti nati nel contesto del digitale. E quindi ci sarà sempre questo mix, ci sarà sempre questa unione nei contesti organizzativi tra nuove generazioni di millennials, per i quali questo è assolutamente normale perché lavorano nei social, vivono di social e quindi per loro il concetto della liquidità e della fluidità è già nelle loro corde, con persone più senior che sicuramente affronteranno il cambiamento con una resistenza più importante. Ecco che allora questa contaminazione tra queste due generazioni deve essere la chiave di volta per aiutarsi a vicenda, quindi per fare in modo che le persone con una cultura più senior e quindi con un modello del lavoro che si rifà da anni precedenti, in cui c'erano delle gerarchie, c'erano gli uffici chiusi, c'era un contesto diverso, devono essere aiutati a percepire il valore di tutto questo attraverso delle nuove generazioni per le quali questo è assolutamente normale. E quindi non, come dire, la resistenza al cambiamento c'è, va vissuta piano piano, vanno ascoltate le persone, vanno aiutate a capirne il valore e tutto questo deve essere fatto attraverso dei ponti, chiamiamolo così, dei ganci, che sono queste nuove generazioni che si mettono a disposizione delle altre generazioni per mischiarne il valore. Io dico sempre che ognuno porta qualcosa in un contesto organizzativo, quindi i millennials sicuramente portano tutto questo, però le persone più senior portano anche tutto un concetto del knowledge, delle competenze che forse i giovani in questo momento non possono avere, quindi perché parlo di commistione o di come dire, contaminarsi a vicenda? Perché entrambi possono prendere qualcosa dall'altro ed è qui il valore del cambiamento culturale. Non è un processo facile, non è neanche un processo veloce, è un processo che implica tempo, ci abbiamo messo tanto tempo, no? A uscire da rivoluzioni del passato e che ad oggi ci sembrano normali, quindi tra 10 anni, 20 anni ci sembrerà anche normale questo modo liquido di lavorare. Quindi un processo culturale assolutamente in corso che richiederà del tempo. Mattel, in questo senso, a che punto è del suo processo culturale? Ma noi siamo partiti un paio di anni fa con questo modello liquido, soprattutto nel contesto europeo, quindi noi non abbiamo un headquarter, non c'è una sede di riferimento dove siedono alcune figure, per esempio, che supportano tutta la region. Siamo liquidi perché, appunto, non avendo un headquarter, le persone sono nella location dove sono. Siamo tutti dotati di sistema webcam, di Skype for Business, di tutti gli strumenti che consentono alle persone di entrare virtualmente nelle riunioni. C'è già un approccio allo smart working, quindi già le persone in tutta Europa possono stare un tot numero di giorni al mese a lavorare da dove vogliono. Dico da dove vogliono perché non necessariamente da casa, può essere la classica caffetteria sotto casa che ha la connessione, può essere qualunque posto, può essere in aeroporto, come capita purtroppo a volte a noi di fare. E l'importante è che riescano a gestire le attività lavorative nonostante non siano fisicamente in ufficio, e la tecnologia su questo aiuta. Ci sono dei giorni fissi al mese in cui le persone possono, c'è un numero, un monte giorni che le persone possono iniziare ad utilizzare e possono decidere loro quando, come, semplicemente informando ovviamente il loro capo che quel giorno la persona lavora da altra posizione. E poi c'è questo tentativo di affrontare questo activity based working che stiamo tentando come pilot di affrontare in Grecia e capire come le persone reagiscono a questo concetto di nuova definizione dello spazio. Quindi non più il mio spazio, non sono più io che la mattina mi alzo e vado al lavoro, ma è un po' il lavoro che viene con me ovunque io vada. Quindi viene con me se devo andare in ufficio, viene con me se devo... Poi questo apre tutta una serie di altre domande interessanti, probabilmente di questioni collaterali rispetto al tempo vita e al tempo lavoro, che diventa liquido anche quello, perché ovviamente in questo mondo liquido tutto un po' diventa liquido, quindi bisogna riuscire a gestire anche questo aspetto delicato poi della vita delle persone. Certo, il pericolo dell'invasione, no, dei due mondi, esatto. Senza più confini. Esatto, certo. Beh, i confini ci saranno sempre meno, perché il mondo, certo, digitale non ce li ha questi non confini. Ce li ha i confini. E quindi dobbiamo un po' iniziare a navigare questa complessità e cercare di darci anche come HR delle linee etiche di confronto e su queste complessità per cercare di governare
questo cambiamento, perché altrimenti poi il rischio del burnout è un rischio che ci troviamo a dover toccare sempre. Quindi insomma apre e chiude delle porte interessanti.